per affittare, per comprare un locale, poi cioè, come funzionano? C'è gli stipendi poi oppure è soltanto così senza scopo di guadagno? Effettivamente questo modello è stato già usato e se è stato effettivamente efficace. Se effettivamente per un giovane è più facile entrare nel mondo del lavoro. Per esempio, se io faccio un co-working, quanto mi paghi? Quanto dura il mio contratto? Dove arrivo? Ecco. Che cosa gli chiederei? Gli chiederei, secondo lui, quali sono i metodi e le tattiche migliori per far funzionare un gruppo di persone che collaborano insieme. Questo sì, se vengono creati dei luoghi, e per luoghi intendo luogo fisico, in cui dare la possibilità, spazio a dei giovani professionisti o giovani o neolaureati che vogliano effettivamente sviluppare il proprio lavoro, se noi diamo appunto questi luoghi a dei giovani, può essere un aiuto, un incentivo a portare avanti la propria professionalità anziché continuare a fare ad esempio stage, sbattere da un'azienda all'altra senza mai. Quindi secondo me può favorire anche l'intrapresa personale e l'imprenditorialità. Collaborare serve sempre, aiuta sempre ognuno ad arrivare al proprio obiettivo. Penso che sia molto più facile a quel punto, insomma, trovare più sbocchi e una maggiore collaborazione, diciamo, anche in più campi, diciamo, sicuramente rende più facile l'inserimento. Sì, ma in realtà è già, ad esempio, io lo vedo qui all'università, molte università puntano molto su questo, ad esempio il lavoro di gruppo, il impostare i lavori su progetti di team è finalizzato a questo sostanzialmente, anche perché ormai le competenze sono specifiche e quindi sostanzialmente non si può avere una visione di ampio raggio e quindi sostanzialmente è naturale e obbligatorio arrivare a questa forma di cooperazione. Direi insomma importante, cioè, proprio poi appunto le interviste sono state realizzate prevalentemente, sono studenti universitari o persone che gravitano intorno all'università. Questo vuol dire che tendenzialmente le persone sono state intervistate nei prossimi 2 anni, spero per loro, entreranno nel mondo del lavoro, no? Non c'è tanti strumenti per entrarci, però quello è un altro problema, no? Nel senso che comunque questi luoghi, il luogo diciamo del sapere, probabilmente nel tempo si dovrà anche attrezzare, no? Per accogliere e dare degli strumenti a queste persone per poi fare questo percorso, che sia un percorso di co-working, quindi di condivisione, o di lavoro invece di tipo diverso. Io ripartirei dalle domande che non sono state fatte stamattina. Sicuramente l'argomento... Poi c'erano altre cose non soddisfatte stamattina? Qualche domanda che non è arrivata... Iniziamo da questa, intanto, eh? La mia è quella che mi ricollegavo questa mattina. Ma non c'è il ragazzo di Brescia? Non c'è? Vabbè, comunque ognuno. No, però possono rispondere gli altri gestori. Io ero interessata più a capire. Allora, tutti abbiamo aperto uno spazio, ma come abbiamo fatto ad aprirlo se c'è questi finanziamenti per avere 700 metri quadri di Aurelio, abbiamo capito i 5.000 metri quadri da dove sono arrivati, eccetera. Come è stato poi possibile nella realtà non solo realizzarlo, ma portarlo avanti, perché all'inizio ti danno il finanziamento, tipo noi, abbiamo... partecipato a un bando per l'imprenditoria giovanile, quindi ti danno un finanziamento, ma il finanziamento non è, non sono soldi gratis, hai un tasso agevolato, quindi noi ogni mese abbiamo la nostra rata del finanziamento a tasso agevolato,
questo va a incidere nella gestione soprattutto economica dello spazio. Mi piacerebbe sapere qual è l'esperienza degli altri. Diciamo così, siccome appunto ci sono tante persone, no, che passano attraverso la stessa, no? Io direi appunto, ora tu mi dicevi una parte avete fatto un finanziamento, proviamo a mettere nella domanda proprio l'esperienza completa, no? Cioè come hai fatto tu, in maniera poi da fare un giro anche rispetto agli altri e vedere che quali punti di cioè anche quali problematiche, no? che emergono. Vabbè, li diventa più. Beh, allora noi abbiamo iniziato da un'idea con delle ricerche sul coworking all'epoca ancora tranne il marchio Cowo che c'era da qualche mese, però ricerche più a livello internazionale dove il fenomeno coworking era già affermato. Poi abbiamo cominciato a contare i soldi nostri e a fare un business plan a lista della spesa, no? Ci servirebbe uno spazio per arrivare alla nostra idea, ci servirebbe uno spazio di questo tipo, grande così, vorremmo avere 10, 20, 50 postazioni, ma se abbiamo 50 postazioni servono 50 scrivanie, allora la scrivania dell'IKEA costa 20 per 50, cioè noi abbiamo fatto, non so se anche gli altri, e siamo arrivati a un tot. Il tot era per noi un po' alto, avevamo questa possibilità di partecipare a questo bando, abbiamo partecipato e siamo stati ammessi. L'agevolazione più grande non è stata nel tasso, ma è stata nel fatto che potevamo, cioè, ripagare il finanziamento avveniva dopo 2 anni, quindi abbiamo avuto i primi 2 anni, comunque potevamo stare, tra virgolette, più tranquilli da quel punto di vista. Poi abbiamo fatto un po' di comunicazione all'inizio, abbiamo aperto e iniziato. Va su e giù, quindi devo dire che dal punto di vista del co-working non sempre, per quello che è la nostra esperienza, riesce a mantenersi tutti i mesi da solo. Cioè se spendiamo 10 al mese di costi, a volte entra 8. Più difficile, ecco, più difficile, stavo dicendo, che entri 11 o 10 più. Ok. Quindi ecco, noi incontriamo questa difficoltà, però abbiamo aperto così, insomma. Qualcuno vuole, cioè, perché secondo me appunto il discorso è l'esperienza, no? Una parte è quella di confrontarsi. Dopo, no, perché se i primi 3 mesi non ti entrano soldi perché non so, magari hai fatto una comunicazione sbagliata o poco incisiva o in quel momento la tua città non è reattiva, 3 mesi dici vabbè insomma, ma è l'inizio. Dopo un po' cominci a settarti invece e dici è l'inizio. Cioè, il co-working funziona così, oppure sì, tutta questa condivisione, va bene la condivisione, ma poi quello che è costo e economia lo devo lasciar perdere perché è più vantaggiosa la condivisione. Beh, io direi, non ho una risposta a questa domanda. No, però ci sono diversi, diciamo, funding mix, no, qui nelle varie esperienze, per cui non so, no, chi vuole cominciare a raccontare. Dai. Anche qui, ma non me... Tanto voglio dire, quando non c'hai debiti, tranquillo, non è che devo. No, funziona, per noi ha funzionato così. Sviluppata l'idea di fare il co-working e diciamo trovato lo spazio da rimettere. Abbiamo costituito una società di persone allo scopo di partecipare all'unico bando che esisteva in Italia che prevedeva una parte di soldi a fondo perduto, che era la vecchia Invitalia, l'agenzia per lo sviluppo e via dicendo. Questi soldi, questo bando prevedeva investimenti fino a 130.000 euro e con la nostra grande fiducia, diciamo, nelle strutture pubbliche abbiamo partecipato al bando, ma abbiamo
Avevamo un piano A, che era quello di partecipare al bando, ottenere metà dei finanziamenti dal bando, e poi un piano B, cioè siccome il bando finanziava fino a 130.000 euro, abbiamo costituito due business plan, uno che prevedeva il finanziamento del Ministero dello Sviluppo e uno senza. Ovviamente abbiamo dovuto fare il piano B con una serie di disastri, solo conosce, sarebbe bello scrivere, diciamo, come funziona l'Agenzia per lo Sviluppo in Italia e tutte queste belle cose qua, sarebbe bello, nel senso no, sarebbe bruttissimo, ecco, cioè, diciamo, evitiamo. Alla fine è andata che abbiamo dovuto trovare 130.000 euro da noi e sostanzialmente sono stati così divisi. 50.000 euro li abbiamo presi in banca e in 5 anni li dobbiamo rendere alla Banca del Chianti Fiorentino, con incredibili difficoltà, perché ovviamente coloro che sono diciamo addetti a concedere finanziamenti hanno un range, diciamo, di criteri che tu devi rispettare, che è un po' difficile spiegare. Noi si fa un co-working, diciamo, ma cosa producete? Allora non ci siamo capiti, diciamo, tutte queste difficoltà hanno fatto sì che la domanda per questo finanziamento, che tra l'altro quattro ragazze di meno di 35 anni, tutte persone normali, insomma, normalmente uno per 12.000 euro è difficile che si rovini la vita, dato che 50.000, però non c'è stato verso. Comunque alla fine abbiamo trovato qualche buona anima e ce l'ha data. 50.000 sono stati invece messi sostanzialmente da sostenitori, in particolare le famiglie ma anche persone private che, a cui stiamo rendendo, che sostengono la cosa come, diciamo, sponsor, ok? E gli ultimi 30.000, anche per questo, diciamo, il progetto, questi 100.000 sono stati per risanare il posto e aprire tutta la parte delle postazioni, mentre la parte pubblica, quella della caffetteria e via dicendo, è stata realizzata, e anche gli ultimi 30.000 sono stati, è stato realizzato tramite un main sponsor, cioè un marchio di moda che ha sostanzialmente acquisito dall'Agenzia di Comunicazione servizi per 2 anni, in particolare cataloghi e via dicendo, e che per acquisirli, siccome credeva nel progetto e siccome li voleva acquisire a un prezzo particolarmente vantaggioso, ha messo i soldi subito. Questa cosa nel mondo di oggi ha un valore enorme e ci ha permesso di fatto di ultimare i lavori. Per cui al momento, oltre a pagare l'affitto, abbiamo da restituire questi investimenti. E ancora il luogo non è completamente sostenibile sul piano del business plan, però corrisponde agli obiettivi che ci siamo dati e credo di, cioè, diciamo, viviamo nella speranza di realizzare non solo la sostenibilità economica, ma cominciare anche la parte, diciamo, che dovrebbe distribuire un po' di utili, esatto. Comunque, se devo essere sincero, devo dire che dal punto di, nonostante che si viva in Toscana, insomma, una regione in linea teorica un po' all'avanguardia e via dicendo, ci si riempie la bocca intorno a nuove professioni, precarietà, diritto al futuro, perché non tornate e via dicendo, ma le strutture pubbliche non fanno niente, cioè, ci sono cose tipo progetto Giovani Sì, che dice si finanzia 6.000 euro, ti danno, nel senso 6.000 euro ci compro la fotocopiatrice, però diciamo, nel senso, meglio è nulla, però ecco. E comunque in generale anche il sistema del credito è strutturato in una maniera non antica, ma proprio, diciamo così, paleologica, per cui se non fai degli oggetti su cui si possono rivalere, poi niente, è più stupido se uno produce le scarpe e farmi prendere le scarpe invece di 50.000 euro, però non torna, diciamo, non rientri nel loro casellario, e quindi spesso e volentieri il margine di rischio è troppo alto per aver concesso un credito che invece per ora stiamo rendendo, e poi vediamo, insomma.